Allora, Zaurrini, un gol, tuo gol realizzato nei minuti di recupero ha evitato una clamorosa sconfitta del Prato. Ecco, si sono lamentati molto i giocatori ospiti per un gol in fuorigioco. Descrivici un po' questo gol, se era in fuorigioco o meno. No, io veramente dal campo non mi sono reso conto di come è andata bene l'azione, so solo che quando è partito Curullo mi sono buttato dentro e fortunatamente ho colpito bene la palla e è andata in porta. Diciamo un punto che accettiamo serenamente, che ce lo teniamo stretto per come è arrivato, anche se alla luce di quello che si è visto in campo, penso che la vittoria, soprattutto per quello che abbiamo fatto nel primo tempo, la vittoria, i 3 punti erano, cioè, meritati, stavano nettamente dalla parte nostra. Quindi nel corso del primo tempo tantissime le occasioni da gol, questo Prato che non riesce proprio, è una costante di questo campionato, non riesce a sfruttare le occasioni che ha. Per fare un gol ci deve fare quattro occasioni da gol. Sì, purtroppo non siamo riusciti a metterla dentro, però l'importante è arrivarci sotto porta, poi i gol verranno. E adesso stiamo trovando ancora la quadratura, penso che oggi siamo andati bene con Coppa a supporto di Sabatini e attendiamo anche il rientro di Gino D'Andrea che in queste partite ci ha dato sempre una grossa mano e noi siamo contenti, dai, andiamo avanti per la nostra strada. Risante, siamo qui a questa finale di gara contro la Valle di Gran Sasso, un pareggio che il Prato è riuscito a ottenere proprio nei minuti di recupero dopo una partita dominata a lungo, anzi forse possiamo dire dominata per tutta la gara. Il pareggio sta anche stretto nei nostri lati. Sicuramente sì, insomma, abbiamo avuto delle occasioni da gol, specie nella prima frazione di gioco, che ci potevano praticamente far chiudere la gara già dal primo tempo. Purtroppo per sfortuna non siamo riusciti a concretizzare tutte queste palle gol che abbiamo avuto con Coppa, Sabatini e ancora con Coppa su calcio di punizione e poi l'unica indecisione che abbiamo avuto nel corso della gara abbiamo preso questo gol su calcio d'angolo. Nella ripresa abbiamo provato in tutti i modi a cercare di pareggiare, anche non brillando come la prima frazione di gioco, però poi dopo almeno il pareggio l'abbiamo portato a casa con questo gol di Zaurrini. Ecco, nel secondo tempo hai tolto Savese, è entrato Liberatore, poi hai tolto Coppa per andare Gargaro. Forse ritenevi che Savese e Coppa erano stanchi perché poi la squadra un po' ne ha risentito a centrocampo. E praticamente lì c'era da fare qualche soluzione, quindi Matteo Liberatore è un esterno e può fare anche la punta, quindi ho tolto un centrocampista ed ho inserito una punta ed ho solo accentrato Cucurullo che è un centrocampista al centrocampo. Dopodiché Coppa praticamente sappiamo che non è al meglio della condizione, ho provato con Gargaro e mettere definitivamente Matteo Liberatore di punta. Adesso si chiude con questo pareggio, una partita che invece si doveva vincere, però il calcio è questo, e adesso ti aspettano due partite Martinsicuro e Cologna molto difficili. Eh sì, proveremo a recuperare i punti che abbiamo perso oggi nella trasferta di Martinsicuro e nella prossima gara interna con il Cologna. Adesso c'è questa trasferta di Martinsicuro molto difficile. Molto difficile, sì, un campo ostico, però noi siamo una squadra capace di fare il risultato su tutti i campi, quindi ci andiamo a giocare la nostra partita consapevoli delle nostre potenzialità.